Allora, basta viaggi all'estero, andiamo a farci un bel viaggio in Italia. Ma dove? Mare, montagna? Beh, anche le colline, andiamo in collina. Dai, ecco. Dove ci sono le colline, ci sono anche le cantine, eh? Andiamo in Monferrato, ma in particolare qua nella zona di Alessandria. È facile, ci si arriva benissimo. Tu puoi prendere la A21, sì, oppure scendi giù per la Tentra 3, sì. Oppure qui c'è anche la 26. Insomma, dai, facciamo un po' di geografia. Proviamo a dire dove si trova questa zona. Si trova fra il Po, e a sud verso le montagne della Liguria. Guarda, si potrebbe partire da Casale Monferrato. Sì. Scendere giù a Acqui Terme, sì. Ovada. Che è Ovada, che potrebbe essere interessante, passare per Gavi e poi si sale e si arriva a Tortona. Ecco qua. Avrei già preparato un itinerario che in realtà è un'ode. L'ho appena inventata, guarda, è fresca fresca. Le odi. Chiunque vada ad Ovada assaggia il dolcetto. Se preferisci il brachetto, prosegui un pochetto. Se ad Acqui arrivavi e poi verso Gavi, prosegui un pochino per il Grignolino. Non può far male assaggiarlo a Casale, ma per bere il Dertona devi arrivare a Tortona. Certo, hai già bevuto? Ma no, solo un pochino. Dai, partiamo? Partiamo. Sei sobrio? Sì. Se andiamo in Monferrato, dobbiamo andare a Casale Monferrato. Scusa, Casale Monferrato, Grignolino. Che cos'è? Come che cos'è? Un vino, Grignolino, da Grignole, che sono gli acini, che ce ne sono tanti nell'uva del Grignolino. Oh, qua però ce n'è anche per te, perché qui la cosa importante, fondamentale, è il paesaggio. Qui siamo nel paesaggio protetto dall'UNESCO, ecco. Langhero Ero Monferrato. Colline meravigliose. Poi qui ti porto negli Infernot. No, no, l'Infernot no. Scusa, l'inferno, non è l'inferno. L'Infernot è come la cantina della cantina, cioè sotto alle cantine. Qui hanno scavato degli altri ambienti. Li hanno scavati in una pietra molto molto particolare, che è la pietra dei cantoni, che è una pietra calcarea. E quindi si sono venuti a creare degli ambienti dove la temperatura è sempre quella, 15 perfetta gradi. Perfetta per il vino. Perfetta per il vino. Capito. E poi sono belli, è paesaggio anche quello, anche se è un paesaggio sotterraneo. Ah, bellissimo. Però senti, visto che andiamo a Casale Monferrato, io andrei a vedere la fortezza. La fortezza che è stata una fortezza d'Europa, era una cosa importantissima, ancora adesso è enorme. È stata fatta dai tuoi amici Gonzaga, che sono appunto di Mantova. È costata talmente tanto che se ci fossero ancora in Gonzaga sarebbero ancora lì a pagare il mutuo. Aspetta, 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 aspetta. Me la tieni dietro questa, me la sì? tieni dietro. Devo vedere il colore, il colore si deve vedere sul bianco. Oh, me l'hanno insegnato i sommelier. Ma sei uno che se ne intende. Insomma, vabbè, guarda. È rosso. No, rosso. È rosso rubino con delle sfumature arancioni. E poi il sapore, beh, assaggia, assaggia. Saggio, saggio. Ma che schifo! Come che schifo? Hai assaggiato? Se no uno è... Dopo di di testa, si fa così, è quello che fanno i sommelier. Vabbè, però, senti, comunque c'è una cosa bellissima, me l'hai ricordato dicendo il rosso di questo vino, nel senso che c'è un artista, Leonardo Bistolfi, che era un simbolista del periodo, e c'è proprio un museo che si può andare a vedere, e lui aveva fatto, pensa, anche il monumento a Carducci, a Bologna, sì, è una gipsoteca praticamente, ecco. Oh, bellissimo, guarda, incredibile, il Grignolino, ma c'è anche il Grignolino riserva 30 mesi e c'è anche il Grignolino spumante. Cosa dicevi, scusa? Che dobbiamo andare a vedere la gipsoteca. Vabbè, di sarà Leonardo Bistolfi di enoteca. Oh. Ma no, è una cosa di vabbè, salute. A questo punto parliamo di Acqui. Thank you.
Ma quale acqua! Il vino, ad Acqui c'è il vino! Il bracchetto di Acqui, D-O-C-G-O! Ecco, va! Guarda, guarda, guarda che colore! Sì, lo fanno leggermente frizzante, lo fanno passito e lo fanno anche spumante. Oh. Comunque, Acqui è famosa come acqua, perché c'è un acquedotto in realtà ad Acqui. Ah, e poi sai che cosa c'è ad Acqui? Cosa c'è ad Acqui? Una fonte d'acqua calda, la bollente, che sbuca proprio in piazza e lì ci hanno fatto un tempietto all'acqua calda. Oh, interessantissimo. All'acqua. All'acqua. E al vino no? Vabbè, ma con cosa hai fatto il vino? È anche fatto anche con l'acqua. Beh, insomma, non proprio esattamente. Adesso qui gli enologi potrebbero anche dissentire. Guarda, guarda, guarda innanzitutto il colore. È un colore particolarissimo, perché è un color porpora. È vero! Però c'è del rosso rubino. Proprio rosso rubino. E non rosso lo noti? Cardinale. Sì, esatto, perché c'è un pochino di violaceo. È vero! Quindi è vino rosso. Sì, certo, è rosso, ma vabbè. Comunque, cos'altro c'è a Acqui? Che... No, ad Acqui c'è una leggenda. È una leggenda che vede niente meno che Giulio Cesare e poi naturalmente quello che l'ha sostituito, Antonio. Andare da Cleopatra con il brachetto praticamente, insomma, comunque andavano da Cleopatra col brachetto. Sì, perché è un vino molto dolce, molto, no, com'è il vino? Assaggialo, perché è un vino che piace molto alle donne. È dolce. Sì, è dolce, ma soprattutto è assolutamente privo di tannino. Sì. Quindi non lega mai in bocca, eccetera. Poi è fresco, sa di frutta. Sa anche di rose, guarda, te l'ho rose, offerto apposta qua sotto. Aspetta, aspetta, che è che non l'ho ancora finita di scrivere. Volevo scrivere un ode per fare il brindisi. Allora, arrivato ad Acqui, improvvisamente mi tacqui. Avevo in mente il progetto di bere il brachetto. Beh, questo non è male, sì. Però prova ancora. Sì, no, allora, no, non fateci caso, ma questo è proprio un tappo raso. Si dice così del frizzantino del brachetto, capito? Quindi, no. Tutto lì? Non ti piace, no. Con questo brachetto ci sarà un brindisi perfetto. Oh, la miseria! A Cleopatra! Perché ad Antonio no? Dolcetto Ovada D-O-C-G. Ah, è dolce! No, il dolcetto non è dolce. Questo è un luogo comune che... E allora cos'è? È vinoso! Oh, ma che vinoso! È come dire panoso per il pane e tortelloso per i tortellini, no, dai! Cioè, sei uno che se ne intende, cos'è? No, io no, però voglio dire, i sommelier di Ovada me l'hanno detto, è vinoso, si dice, è un termine. Mi hanno anche insegnato, guarda, come si tiene un calice sotto qua, e poi il rosso si gira e poi si annusa. E poi mi hanno detto, devi ricordarti due date. La prima, 1972, quando questo vino ha ottenuto la DOC, e l'altra 2008, quando ha ottenuto la DOCG. Comunque hai detto Ovada, aspetta, Ovada, eccola qui, è a 25 chilometri dal mare, infatti soffia un vento che si chiama Marin, e poi Ovada ci sono i Carrugi, come a Genova, e poi soprattutto c'è la terra bianca e la terra rossa, e c'è tutto un... Terra bianca, terra rossa, ma hai capito tutto allora? Dai, sei geniale! Sì, perché? Ma perché praticamente mi hai dipinto il terroir. Cosa hai detto? Terroir? Ho detto terroir, è l'ambiente che determina in pratica un vino, il collegamento tra ambiente, territorio e vino. Ma ne hanno parlato di questo vino anche Veronelli, ne ha parlato Mario Soldati. Ah, quello che andava in giro. Il vento dal mare, poi la terra rossa in realtà è argilla che dà corpo, che dà colore. La terra bianca è calcare, gli dà la mineralità, l'acidità. Comunque a Ovada c'è anche una bellissima storia su un convento. Un convento che è stato molto importante nel 200 e poi dopo si è perso. Come si è perso?
Sì, si è perso, proprio nel senso che hanno perso le chiavi del convento. A Tagliolo Monferrato c'era appunto questo convento del 200. Era un convento di passaggio, era molto importante. C'erano le suore cistercensi, le ragazze nobili, insomma, del territorio che naturalmente venivano mandate in convento. Sai che voglia che ce l'avevano. E comunque a un certo punto il convento viene chiuso. Le suore, per non fare andare le persone, i malcapitati, la gente così, nel convento, nascondono le chiavi nella vasca al centro del cortile. E poi a questo punto non si è più parlato di questo convento. Nel 2000 hanno incominciato gli scavi per andare a vedere appunto il convento. Beh, hanno trovato le chiavi dentro la vasca. Ma dai! Sotto un sacco di terra! Senti, non è per caso che hanno trovato anche una cantina? No, perché guarda che il dolcetto invecchia benissimo. Magari c'era ancora una bottiglia. Allora, se andiamo a Gavi, bisogna ricordare la leggenda della principessa Gavia, che era la figlia del re dei Franchi, Clodoveo, niente meno. E naturalmente questo Clodoveo voleva farla sposare con qualcuno di importante, invece lei era innamorata del paggio. E quindi la principessa e il paggio scapparono per la campagna e arrivarono in un paese non ben identificato e lì l'accolsero, fecero in modo che si trovassero bene e allora a questo punto dovettero accettare questa cosa e il paese divenne appunto Gavi ed era il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Che storia romantica. Io sono qua nella mia cantinina, nel mio luogo segreto, perché voglio sì, voglio bermi questo Gavi di OCG. Guarda che bello fin dall'etichetta. Sulle etichette loro sono speciali. Guarda, Gavi d'OCG, eccolo qua. Uno assaggia i Gavi e dai numeri, perché il Gavi è un tipo da grandissimi numeri. Ecco, pensa che praticamente se ne producono 13 milioni di bottiglie all'anno. E poi quante aziende fanno parte del consorzio? 190 aziende fanno parte di questo consorzio. L'85% della produzione di Gavi è dedicata all'esportazione. Il Gavi arriva in 100 paesi diversi. Cioè, poi alla fine il fatturato è 65 milioni di euro. Il Gavi. E c'è anche a Gavi una fortezza che prima era un castello, poi è stato trasformato nel 500 in una fortezza. Chissà perché, certo da quelle parti ci sono anche tracce templari, bisognerebbe indagare. Ci sono quattro tipologie di Gavi di OCG. Il tranquillo, che sarebbe questo, e poi lo spumante, il frizzante e il riserva. Oh, tutto il Gavi si fa con uva cortese al 100%, cortese come il Gavi. È incredibile questa capacità di avere dei riflessi verdolini e poi il profumo, fiori, agrumi, mandorle amare, Gavi di OCG. A Gavi non solo si beve, ma a Gavi si mangia anche il famoso raviolo di Gavi, ripieno di carne, perfetto qua con il Gavi. Eh sì, quasi mi è venuta fame. Poi, là vicino, a Serravalle di Scrivia, c'è Libarna. È importante perché era una città romana, antica, e i resti sono stati trovati perché è stata scavata per fare una strada diciamo moderna, e hanno trovato questi resti romani. Di lì passavano tutti, oltre alla via Postumia, passava anche la via Francigena e la via del Sale, che portava il sale da Genova all'interno.
Beh, e poi lì adesso ci vanno avanti e indietro i ciclisti, perché quella è la strada dei campionissimi, di Girandengo, di Coppi, insomma di tutti questi grandi, grandi pedalatori. E quindi potremmo andarci in bicicletta, se ce la facesse. Ascolta, io con l'aperitivo sono a posto, eh? È pronto? Sì, è pronto. Da mangiare? No, l'itinerario. Ah, l'itinerario. Allora, pronto, ci sei? Sì. Dimmi che vino è. Ma allora sento proprio chiaramente fiori, sì, frutta, quasi miele, sì, e poi molto minerale, ah, sì, però dimmi almeno se è bianco o rosso. Ma è un vino importante, è tosto, ma è anche morbido, anche... Allora cos'è? No, guarda, mi arrendo. Ma dai, è il Dertona di Tortona. Il Dertona di Tortona, ma avrei dovuto saperlo. Ed è un bianco, incredibilmente bianco. Sai che questo è fatto con uve Timorasso. Timorasso, un vitigno che nell'Ottocento andava moltissimo, sì, ma poi è arrivata la fillossera e Timorasso si è ammalato, allora hanno preso piede i vini rossi. E però ultimamente il Timorasso è stato recuperato, ed ecco qua, guarda che vino, il Dertona. E allora, certo, la gara è stata in salita perché i rossi ormai, e però guarda, allo sprint un vino come questo vince anche sui rossi. Vince in volata, è perfetto, perché dalle parti di Tortona c'è questa Castellania, un paese dove è nato Fausto Coppi. Dai, sì, davvero? Sì, giuro. Fausto Coppi, che lì si allenava con fratello Serse, facevano tutte quelle salite, eccetera, eccetera. Castellania ha cambiato anche il nome, è diventata Castellania Coppi, guarda un po'. E lì le colline sono piene di ciclisti che vanno a fare le prove per essere coppi anche loro. Comunque, ascolta, a Tortona non solo si beve bene, ma buono, si mangia anche. Li conosci i baci di Tortona? No, non li conosco. Però Tortona, dovresti conoscerli. Ah. Se ci andiamo te li faccio conoscere. E poi c'è il Montebore! Che cos'è? Il Montebore è un formaggio, presidio slow food, ma la cosa particolare è che te lo servono come se fosse una torta nuziale. E sembra proprio che sia stata un'invenzione di Leonardo da Vinci. Ecco, per le nozze naturalmente di uno Sforza. Beh, ovviamente di uno Sforza, in questo caso con Isabella d'Aragona. Pensa a te. Però da quelle parti c'è anche Volpedo. Volpedo. Pellizza Volpedo. Da Volpedo. Pellizza, lo sapevo. È il grande quadro del Quarto Stato. Sì. In giro ci sono anche dei quadri che li riproducono, il Quarto Stato, eccetera, eccetera, perché il Quarto Stato è a Milano, naturalmente. Però poi ci sono delle mattonelle che ti permettono di metterti nella stessa posizione dei manifestanti del Quarto Stato, no? E così fare un selfie come se tu fossi appunto dentro il quadro. Posso fare un brindisi? Facciamolo! Il Dertona di Tortona, dove il Timorasso produce assai spasso. Sai che è buono? No, sì, soprattutto. Però com'era il brindisi? Non... Vabbè, di solito. Vabbè.